una città nel deserto, ricca e sfarzosa, dove cultura e bellezza si uniscono ad una vita attiva e dinamica. Splendidi monumenti accostati a negozi e botteghe ricche di merci di ogni genere, un'umanità cosmopolita e attiva, offerte di divertimenti che attirano genti da ogni dove. Non stiamo parlando di Las Vegas, ma di una città antichissima, Gerasa, i cui splendidi resti continuano a meravigliare tutti coloro che, visitandola oggi, desiderino trascorrere con la fantasia un giorno inconsueto ed eccitante di 2000 anni fa. Gerasa è nel cuore dell'odierna Giordania, a due passi dal Mar Morto. Lo splendido paesaggio che ci accoglie non doveva essere molto diverso nel 129 d.C., l'anno in cui vogliamo iniziare la nostra storia. Immaginiamo allora di essere al seguito di un corteo molto speciale, quello che accompagna addirittura un imperatore romano, Adriano. Era un personaggio singolare il nostro. Aveva ereditato dal suo predecessore, il grande Traiano, che era anche suo zio, il più vasto e potente impero della Terra. Quell'impero che proprio Traiano aveva portato al massimo della sua espansione, assicurandogli un periodo di splendore e pace. Per Roma, in effetti, c'era ben poco da conquistare ancora, se si esclude l'immenso Oriente. Adriano, però, non era certo il tipo da vivere sugli allori del passato, e fin dai primi anni del suo insediamento aveva inaugurato un'epoca di viaggi senza precedenti. Non c'era infatti luogo dell'impero dove egli non si fosse recato. Aveva rafforzato i confini a ovest, in Britannia, dove aveva eretto il celebre vallo che porta il suo nome, costruito fortificazioni a nord, sul Reno e sul Danubio. Dei confini africani si era giustamente preoccupato meno. L'immenso e invivibile deserto che si estendeva sotto le coste mediterranee dell'Africa garantiva da solo una protezione sicura. Il maggior pericolo poteva venire quindi solo da est, ai confini dell'impero d'Oriente, da quelle terre che per le prospettive di espansione legate all'estendersi dei commerci erano divenute una delle regioni più ricche e interessanti dell'impero e dove da secoli un popolo forte e fiero, i Parti, erano gli avversari più irriducibili di Roma. Ma proprio con i Parti, Adriano aveva concluso una pace in apparenza inconsueta, rinunciando addirittura a una parte dei territori conquistati da Traiano e riportando i confini sull'Eufrate. Rinuncia che apparirà presto saggia e interessata, dato che gli garantirà una notevole tranquillità su quei difficili confini. Ma perché terre all'apparenza così inospitali, dominate dal deserto e dalla siccità, destavano tanta attenzione, tanto da spingere addirittura l'imperatore a visitarle più volte? Per capirlo, dobbiamo rifarci, come quasi sempre nella storia, a puri problemi economici. A Oriente, nelle zone oggi occupate dalla Giordania, l'Iraq, la Siria e l'Iran, confluivano le più importanti vie carovaniere che da millenni trasportavano prodotti pregiati dall'India, dalla Cina e dall'Arabia e da qui l'Occidente e quindi a Roma. È facilmente intuibile allora come proprio nei principali centri di sosta e passaggio sorgessero dei veri e propri terminal, come li chiameremo noi oggi, delle città cioè dotate di ogni comfort e certo aperte ad accogliere quei mercanti che per ragioni di lavoro, ma anche di stanchezza, dovevano sostarvi dopo un lunghissimo viaggio. I quali, inoltre, potevano approfittare della sosta per vendere, acquistare, scambiare prodotti e idee, ma anche per distrarsi, divertirsi e certo spendere volentieri molto del loro denaro. Gerasa, come altre sue consorelle asiatiche, da Petra a Palmira, da Efeso a Sanaa, era nata e prosperata proprio in funzione di questa esigenza.
Anche se le sue origini si rifanno addirittura ai Semiti, la nascita della città vera e propria risale ad Alessandro Magno, intorno al 332 a.C. Essa era divenuta in seguito un importante centro ellenistico, quando fu chiamata Antiochia sul Crisorroas, che in greco significa fiume d'oro, ma aveva raggiunto la sua massima espansione dopo la conquista romana, 63 a.C., e in particolare con lo sviluppo urbanistico datole dall'imperatore Tiberio. Ma torniamo nel 129 d.C. e riprendiamo a seguire il corteo imperiale che accompagna il nostro sovrano turista mentre sta per entrare nella città, sicuramente accolto con grandissima curiosità e onori. Gerasa è in quel periodo una delle più ricche e splendide fra le 10 colonie romane d'Asia, la cosiddetta Decapolis. Insomma, parva simulacra urbis, come dicevano i romani. Le piccole città di provincia, cioè, imitavano Roma, riproducendone la struttura, lo stile urbanistico e i modelli di vita, per quanto fosse possibile in luoghi così lontani dalla capitale. Prima dell'ingresso nelle possenti mura che la difendevano, spicca l'imponente arco di trionfo, eretto più tardi proprio in onore della visita di Adriano. È davvero monumentale ed è composto del solito modello a tre fornici. Entriamo quindi anche noi nella città dalla porta sud, costituita da un grande arco centrale affiancato da due passaggi laterali più piccoli, adornati con torri. Tutta la struttura è riccamente decorata con nicchie, colonne e foglie di acanto scolpite, che danno subito l'impressione di ricchezza che la città mostrava ai suoi tanti visitatori. L'area circostante fu usata a lungo come luogo di mercato e come sede di attività commerciali e industriali. E anche nella pace di oggi non fatichiamo molto a immaginarci il luogo come un centro di ritrovo per chiunque intendesse vendere o acquistare merci, o solo partecipare ad una vita certo attiva e frenetica. Come in questo mercato giordano, i banchi d'allora offrivano una grande quantità di alimenti provenienti dalle fattorie della fertile valle del Wadi Gerash per soddisfare i tre pasti giornalieri che i romani solevano fare. In realtà i primi due, quelli che noi oggi chiamiamo colazione e pranzo, erano molto frugali e consumati velocemente, pane e formaggio o un po' di carne fredda. Il vero pasto era la cena, composta da più portate, e si protraeva fino a notte inoltrata. Nell'angolo sud-ovest scopriamo ancora grandi magazzini, oltre a un recipiente in pietra destinato alla pressa delle olive che risale al III secolo d.C. Poco più oltre ci immergiamo nella splendida vista del foro, ancora oggi l'ambiente più spettacolare della città. Già la sua ideazione, che risale al I secolo d.C., mirava a colpire subito il visitatore. Si tratta di un vastissimo emiciclo semicircolare, chiamato infatti Piazza Ovale, adornato da 56 colonne con splendidi capitelli ionici, sormontate da una travatura continua, che è ancora oggi perfettamente conservata. L'insieme è molto spettacolare e fa certo immaginare quale dovesse essere il suo aspetto all'arrivo del nostro corteo imperiale, accolto da migliaia di persone festanti. La piazza dà subito l'idea dell'ordinata struttura urbanistica della città. Da essa infatti partiva una grande strada colonnata, il Cardo, orientato da nord a sud, che attraversava tutta Gerasa. Questa era a sua volta intersecata perpendicolarmente da altre due vie, i Decumani, conducenti a due ponti costruiti sul fiume. Al centro del foro era posto un tetrapilon, che in epoca romana doveva essere abbellito da una statua e che in seguito fu modificato per servire come cisterna o fontana. La via delle colonne, che come abbiamo detto parte dal foro, è certo una delle meglio conservate tra le città romane. Splendida e imponente, è lunga circa 800 metri e attraversa in pratica tutto il centro della città.
La strada, un tempo fiancheggiata da negozi e botteghe di ogni genere, era ornata da decine di colonne e risale al primo secolo d.C. Fu ingrandita nel secolo successivo, quando le colonne originali, che avevano capitelli ionici, furono sostituite dall'attuale colonnato a capitelli corinzi. E l'effetto doveva essere davvero imponente, se si pensa che a ogni incrocio c'era un piedistallo formato da quattro pietre, sostenenti ciascuna quattro colonne, a loro volta sormontate da statue. Lungo la strada correva un acquedotto, costruito sulla sommità del colonnato, che irradiava acqua potabile in ogni angolo della città. E data l'epoca e l'ubicazione della città stessa ai confini del deserto, già questo dimostra l'efficienza e la ricchezza raggiunta dai suoi abitanti. Dappertutto, infatti, notiamo resti di fontane e di perfetti scarichi fognari, come questo inconsueto tombino, abbellito da un bassorilievo a forma di delfino, che ci fa capire la cura posta dai costruttori della città per renderla esteticamente e funzionalmente davvero unica. A circa metà della strada è stato recentemente riportato alla luce un altro foro o agorà. In quest'area, che sembra fosse usata fino al periodo bizantino, si accedeva tramite una triplice porta di entrata. Era tutta fiancheggiata da portici, con ai lati innumerevoli negozi, abbelliti da splendidi pavimenti a mosaico. All'incrocio col Decumano Superiore, circa un secolo dopo la visita di Adriano, verrà eretto un altro tetrapilon, dedicato alla moglie di Settimio Severo, Giulia Donna, la madre di Caracalla. Riprendiamo a camminare, come veri romani, i quali amavano fare lunghe passeggiate chiacchierando, e giungiamo al Ninfeo, una bellissima struttura semicircolare adibita a fontana monumentale. La costruzione era riccamente scolpita e ornata da innumerevoli statue di ninfe. L'acqua abbondante cadeva in una piscina decorata in origine con teste di leone. Usciva quindi dalle loro bocche per confluire nei canali lungo la strada. La tecnica idraulica era straordinaria e l'apparente spreco di acqua, bene sommamente prezioso in una zona così desertica, doveva servire non solo a fini sociali, ma anche a dimostrazione di sfarzo e ricchezza. Poco più avanti incontriamo il Tempio di Artemide, un monumento maestoso, certo il più importante della Gerasa romana. Dedicato alla dea protettrice della città, fu costruito proprio negli anni della visita di Adriano, secondo secolo d.C. Dal propileo, due rampe di scale portano a un portico esterno, dal quale cinque porte conducono a un cortile rettangolare, adornato di colonne su ogni lato. Il tempio vero e proprio era situato al centro di questo cortile ed era raggiungibile tramite un'imponente scalinata che, con un effetto che immaginiamo superbo, conduceva alla cella sacra della dea, anch'essa ornata da innumerevoli colonne con splendidi capitelli corinzi. Per dare un'idea della grandiosità del monumento, basta pensare che l'intero temenos della dea copriva un'area di ben 34.000 metri quadrati. Ma anche per il nostro indaffarato imperatore è arrivato il momento del relax. E quindi avviamoci alle terme, certo una delle soste obbligate per chiunque giungesse in città. Si racconta che Adriano amasse partecipare ai bagni pubblici insieme ai suoi sudditi, dimostrando che l'istituzione non era certo elitaria e costosa. Le terme romane, infatti, erano notoriamente luoghi di incontro e di conversazione, e quelle di Gerasa, data la natura mercantile della città, erano sicuramente luoghi dove fare buone conoscenze per gli affari, le public relations, come le chiameremmo oggi. Le due splendide terme della città, che erano certo straordinariamente confortevoli e disposte in modo da renderle un luogo ideale per ritemprare il corpo, comprendevano anche una palestra dove fare esercizi ginnici e cortili dove si praticavano sport come la lotta, il salto
e perfino un tipo di pallavolo molto simile alla nostra. Accanto alle terme scopriamo poi un teatro. Si tratta di uno dei due presenti in città, cosa che conferma il ruolo di Gerasa come città particolarmente famosa per le sue offerte di divertimento. Si tratta del più piccolo, capace pur sempre di 1600 spettatori. L'altro teatro della città, molto più grande, si trova invece tornando verso sud. Collocato su una collina, alle spalle della piazza ovale, il teatro, terminato nel secondo secolo d.C., è magnificamente conservato, tanto che ancora oggi, soprattutto in occasione dell'annuale festival di Gerasa, vi vengono organizzati splendidi spettacoli. Poteva ospitare in 14 file di sedili più di 5.000 spettatori. Come al solito, qui si rappresentavano quasi sempre spettacoli di varietà o di satira piuttosto pesante. Gli attori, solo uomini, si adornavano di maschere e prendevano in giro l'avaro, il soldato fanfarone o il servo ladro. Gli spettacoli, infatti, sempre gratuiti, erano una delle maggiori preoccupazioni del potere imperiale romano. Panem et circenses, cibo e divertimenti, come si soleva dire, tenevano il popolo occupato e lontano dai problemi della politica. In questo senso, gli spettacoli dell'epoca romana furono addirittura un piacevolissimo ostacolo alla rivoluzione. Non ci dobbiamo meravigliare quindi che molti imperatori siano giunti a dissanguarsi economicamente pur di offrire al popolo, sempre più avido di sensazioni forti, spettacoli straordinari che eccitassero e nel contempo distraessero le masse. Rappresentazioni leggere o scurrili, o giochi di coraggio e di sangue nell'arena. E lo stesso Adriano non sfuggì a questa regola, anzi ne divenne un propugnatore, se è vero che, come ci ricordano i suoi biografi, quando era ancora pretore, egli riuscì a spendere tutti i 4 milioni di sesterzi, una somma enorme, che gli erano stati concessi dal suo predecessore Traiano per organizzare spettacoli degni del suo nome. Forse, in questa occasione, fu messa in scena una commedia come Le rane o Le nuvole di Aristofane, o forse una tragedia come La Medea, in onore della celebre cultura umanistica dell'imperatore. D'animo inquieto e romantico, infatti, Adriano non era solo un abile e accorto politico e amministratore, ma anche uomo di versatile ingegno e raffinata cultura. Fu tanto amante della civiltà e dell'arte drammatica greca da essere egli stesso autore di versi delicati e melanconici. Animuccia vagante e graziosetta, ospite e compagna del corpo, che ora visiterai luoghi paliducci, gelidi e indifesi, né ci trastullerai più come solevi fare. Lo spettacolo è piacevole, ma il ruolo è il ruolo, e anche il nostro Adriano si deve sottomettere alle regole sociali del tempo, fra le quali non può mancare l'impegno religioso. Eccolo allora visitare, come ogni buon pellegrino di passaggio in città, il Tempio di Zeus, che domina tutta Gerasa. Il monumento, costruito nel primo secolo sui resti di un precedente tempio di epoca ellenistica, era posto accanto al Teatro Grande e vi si accedeva tramite una grande scalinata. Articolato su tre livelli, il tempio era completamente circondato da decine di colonne con capitelli corinzi e all'epoca del suo splendore doveva offrire un'immagine davvero imponente. Oggi possiamo osservare quello che resta dell'altare sulla parete nord, dove probabilmente Adriano offrì al padre di tutti gli dei il massimo sacrificio, suove taurilia, cioè il sacrificio di una pecora, un maiale e un toro, un rito che potevano permettersi in pochi. La giornata non è ancora finita. Adempiuti gli impegni religiosi, ci si può ora dedicare ad attività più stimolanti. Possiamo quindi recarci all'ippodromo, dove, sempre in onore dell'imperatore, è stato organizzato un altro spettacolo, certo molto eccitante. L'arena, di cui è purtroppo rimasto ben poco, doveva essere immensa e splendida. Ancora possiamo notare i carceres, cioè i box di partenza dei cavalli, e i sedili in pietra con i segnaposti per i 15.000 spettatori che potevano riempire le sue gradinate, offrendo certo un colpo d'occhio strabiliante. Certo,
Anche qui doveva vigere la legge romana di divieto assoluto di scommesse per giochi legati al puro caso, ma è difficile non pensare che in una città tanto trasgressiva l'amore per il gioco e le scommesse non raggiungessero limiti elevatissimi. Certo che, anche se non paragonabile al Circo Massimo in Roma, anche qui l'eccitazione doveva raggiungere livelli drammatici, se si pensa che le corse non si fermavano mai prima dei 7 giri obbligati, nemmeno se qualche conducente finiva stritolato dalle ruote dei carri. I sopravvissuti venivano onorati come eroi e guadagnavano cifre enormi. Pare che a Roma un cavaliere di nome Diocle si sia ritirato dall'arena dopo aver accumulato ben 35 milioni di sesterzi. Dopo l'arena, Adriano avrà consumato la meritata cena prima di ritirarsi probabilmente nella casa del governatore locale e si sarà abbandonato a un sonno profondo. La notte calò lentamente anche per Gerasa, il cui declino fu proporzionale all'ascesa di Palmira, in Siria, quando appunto le vie carovaniere si spostarono a est, falciando anche la magnifica Petra. Ma pochi decenni dopo, Gerasa seppe risorgere alla luce della nuova religione, il cristianesimo. La città fu di nuovo importante nel periodo bizantino, come ci rivelano le rovine di magnifiche chiese. I primi monumenti, che risalgono al IV secolo, sorsero attorno ad una fontana ritenuta miracolosa, posta al centro della città. La fontana si trovava in mezzo a un cortile, che costituiva anche l'atrio della cattedrale, la prima chiesa costruita a Gerasa. È situata a sud del Ninfeo e fu edificata con elementi architettonici provenienti dalle rovine romane, sul luogo dove sorgeva un antico tempio dedicato a Dioniso. L'edificio ha la porta d'entrata riccamente scolpita, che risale al II secolo, mentre le strutture attualmente visibili sono attribuite almeno a due secoli dopo, probabilmente il 365 d.C. La navata centrale è composta di due colonnati di 12 colonne corinzie del periodo romano e un'abside semicircolare conservante i sedili per il clero. A ovest di quest'area troviamo poi la chiesa di San Teodoro, risalente al 496 d.C. La chiesa, che aveva l'abside collegata con l'atrio della cattedrale, conserva due cappelle, il battistero e alcune stanze riservate al clero. Tra il 464 e il 611 vennero erette altre 11 chiese, segno di ricchezza e di una popolazione numerosa. Fra tutte visitiamo il cosiddetto complesso delle tre chiese, che sorge accanto al tempio di Artemide. Quella sul lato nord è la chiesa dei santi Cosma e Damiano, martiri durante il regno di Diocleziano all'inizio del IV secolo. È costituita da una navata centrale e due laterali e presenta ancora oggi uno splendido pavimento a mosaico con motivi geometrici o complesse figure di elementi floreali e animali intrecciati, accanto ai quali appaiono figure umane. La chiesa al centro del complesso è quella di San Giovanni Battista, costruita nel 531. L'abside comunicava direttamente col battistero della chiesa di San Cosma e Damiano, mentre un altro ambiente, probabilmente la sagrestia, era collegato con la terza chiesa del complesso, quella di San Giorgio, risalente all'incirca al 530 d.C. Dopo questo periodo felice, la città subì una prima distruzione ad opera dei persiani, nel 614, cui ne seguirà un'altra, ancora peggiore, 20 anni dopo, per mano degli arabi. Nel XII secolo, infine, arriveranno i crociati, che utilizzeranno tanti degli antichi monumenti per costruire case e fortezze, e per l'antica Gerasa sarà l'inizio della fine, che avverrà definitiva nel 1121, quando sarà rasa al suolo da Baldovino II, il re di Gerusalemme. Su di essa cala quindi un lungo oblio che, come era capitato ad altri importanti centri della regione, ad esempio Petra, in un certo senso servirà almeno a conservarla meglio per i posteri. Da quando infatti agli inizi dell'Ottocento un viaggiatore tedesco di nome Seelzen la riscoprì, la vecchia,
mitica Gerasa, sembra aver ritrovato una nuova vita, restituendoci ad uno i segni di un passato splendido e inimitabile, e risorgendo in tutta la bellezza dei suoi templi, dei suoi monumenti, delle sue strade, che pur senza le grida e la confusione che l'animavano un tempo, sembrano volerci ancora ricordare la sua antica, bellissima storia.